E un altro aspetto da non sottovalutare in questo momento di emergenza sanitaria riguarda le truffe che colpiscono soprattutto gli anziani, finti funzionari pubblici che si fingono operatori delle ASL per effettuare tamponi, finte disinfestazioni delle abitazioni o dei condomini. Basta leggere i fatti di cronaca per rendersene conto. Per questo Senior Italia Federanziani, la federazione delle associazioni della terza età, ha dato via ad un vademecum per difendersi. Noi siamo in collegamento telefonico con Eleonora Selvi, responsabile comunicazione Senior Italia Federanziani. Salve, grazie per essere con noi quest'oggi. Salve, grazie a voi. Allora, ci dia qualche istruzione per l'uso, qualche consiglio, lo diamo soprattutto ai nostri anziani per difendersi dalle truffe in questo momento di emergenza sanitaria da Covid-19. Beh, anzitutto non aprire mai la porta, i principali casi sono quelli che lei ha elencato, la prima delle truffe è quella dei tamponi, quindi diffidare anche di coloro che si presentano in divisa o con dei finti cartellini, spacciandosi per volontari non solo delle ASL, ma a volte anche della Croce Rossa o della Protezione Civile per somministrare dei tamponi che non sono assolutamente previsti da nessuna campagna in atto. Diffidare anche nel momento in cui queste visite vengono precedute da falsi cartelli che vengono affissi per strada, nei condomini e che annunciano proprio operazioni di questo tipo, a volte accompagnate da loghi del Ministero della Salute che sono dei loghi fasulli, perché più volte abbiamo sentito ripeterci anche dalle autorità che non ci sono campagne a domicilio di questo tipo. Quindi mai fidarsi e qualora si sia bersaglio, vittima o mancata vittima di operazioni come questo tipo, immediatamente denunciare al 112, perché l'unico modo per evitare che altre persone cadano nelle stesse trappole. Ecco, In Eleonora, molti nel caso. casi Sì, prego. Ci sono anche delle finte raccolte fondi, quindi ci si spaccia per operatori ancora una volta della Croce Rossa per dire che si stanno raccogliendo fondi per finanziare operazioni appunto di prevenzione, per acquistare i tamponi. Anche tutto questo è stato di volta in volta smentito dai soggetti che sono stati tirati in ballo così arbitrariamente. Ecco, truffe e fake news, notizie false che viaggiano anche su social, su email, su WhatsApp. Parliamo anche di persone, magari over 65, che con questi mezzi, in un certo senso, ecco, utilizzano questi mezzi quotidianamente. Quindi bisogna stare attenti anche da un punto di vista social a queste notizie false, a queste truffe. Sì, esatto, quella che in generale può essere una vecchietta, cioè l'utilizzo delle nuove tecnologie e dei social, a volte diventa una vulnerabilità, nel senso che si è più facilmente aggrediti da questa comunicazione quotidiana che arriva soprattutto attraverso WhatsApp e che gli anziani, avendo poca dimestichezza, magari anche spesso faticando a distinguere una fonte corretta e autorevole da una falsa fonte, anche perché poi spesso anche qui vengono tirati in ballo autorità ministeriali, Organizzazione Mondiale della Sanità, che invece non hanno niente a che fare, quindi sono gli stessi anziani che, ritenendo autorevole la fonte, rilanciano la notizia fino a farla diventare virale. Allora, anche in questo caso non bisogna mai fidarsi delle catene. Abbiamo visto circolare delle catene che circolano appunto via WhatsApp. Tante le abbiamo viste anche di file audio nei quali ci sono delle persone che si spacciano per operatori sanitari, per Esatto. medici, spesso addirittura c'è il classico trabocchetto in cui si dice l'ho saputo da mia cugina che lavora in quell'ospedale, seguono degli audio che propagano delle finte notizie, quindi la disinformazione che è un altro virus da sconfiggere in questo momento. Spesso le fake news e le truffe si legano, come nel caso in cui arrivano messaggi, telefonate che parlano magari di finti vaccini arrivati sul mercato, medicine che servirebbero a sconfiggere il coronavirus. Niente di tutto questo è vero. Ci sono i casi in cui questo viaggia come una semplice falsa informazione, altri in cui gli anziani si sono visti telefonare e chiedere del denaro per acquistare tamponi o vaccini o medicinali che sarebbero poi stati consegnati a casa. Chiaramente si tratta anche in questo caso di truffe, vanno ignorati questi messaggi, anche quando arrivano via mail. Quelle mail sono altrettanto pericolosi perché possono contenere dei virus in grado di aggredire il sistema del computer e quindi di scaricare dei dati personali importanti.
come l'accesso ai nostri dati bancari, quindi non aprire quelle mail che hanno degli allegati che parlano del coronavirus, perché nella maggior parte dei casi sono delle truffe informatiche. Ecco, questo vale naturalmente un po' per tutti, anziani e meno anziani. Grazie a Eleonora Servi, responsabile comunicazione Senior Italia Federanziani, per essere stata con noi. Grazie per questi consigli utilissimi sia per la popolazione anziana che per quella meno anziana. Sono sempre consigli molto utili. Grazie ancora per essere stata con noi e grazie a tutti i telespettatori di Teleradio Padre Pio per averci seguito.